Si chiama Ricky Schroeder, per qualcuno forse questo nome e cognome non vuol dire nulla, per molti invece altri significa molto. È infatti, pensate, un personaggio, attore che recitò in qualche pellicola anche col grande Franco Zeffirelli. A distanza di molti anni, i social network ha diffuso un qualcosa che ha dell'incredibile. Infatti ha fatto sapere che ha fatto sapere proprio che c'è stato un quadro demoniaco. In pratica ha fatto sapere proprio di aver vissuto un evento demoniaco e che a Hollywood accadono veramente cose alquanto bizzarre. Si trova in giro con ragazzi più grandi di lui, in una casa con altri ragazzi, registratore con una cassetta, si vedevano in immagine un cadavere con altre persone incappucciate, il rituale poi è proseguito, le persone sono tolte le tuniche, erano donne. Si sono scoperte denudate, hanno preso un coltello, hanno smembrato il corpo, tirano fuori le viscere, poi si sono spalmate addosso e tutto pieno di sangue erano tra di loro. Va bene? Il ragazzino in pratica è rimasto sotto shock completo. Erano i cosiddetti illuminati. Va bene? Insomma, l'ex personaggio famoso che ha fatto parte del cinema americano e o italiano racconta questo quadro demoniaco che ha vissuto nel passato. Da Radio Italiano vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.